Tu sì che vales, torna la gara del playback con protagonisti Maria De Filippi e gli altri giudici. Sabato 16 novembre, in occasione della finale, la regina della TV, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli si sono sfidati nell'ormai consueta battaglia di lip sync. A valutare le loro performance una giuria speciale composta da Ilary Blasi, Christian De Sica, Giovannino, Adriano Pennino e Beppe Vessicchio. Sabrina Ferilli nei panni di Renato Zero ha avuto la meglio su Luciana Littizzetto, Loredana Bertè, Gerry Scotti, Vasco Rossi, e Rudy Zerbi e Maria De Filippi, Tony F e Gaia. Tu sì che vales, Ilary Blasi salva Maria De Filippi e stronca Rudy Zerbi. Tony F è inguardabile, ha sentenziato Christian De Sica. Non cominciamo, noi siamo cesso e samba, ha ironizzato Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli ha tuonato contro l'apparizione di Gaia durante la loro performance, inquina la votazione. Coi capelli lunghi stai benissimo, ha detto Christian De Sica a Maria De Filippi. Devi essere mora, gli ha fatto eco Sabrina Ferilli. Maria, purtroppo a te penalizza sempre Rudy, ha sottolineato Ilary Blasi tra sesso e samba, tu sicuramente sei samba perché di sesso manco l'ombra. Chi ha vinto l'11ª edizione di Tu sì che vales, per me Tony F è il peggiore, ha ribadito Christian De Sica, devi star sempre senza capelli perché coi capelli sei terrificante. Con sta parrucca sei INSC asterisco pabile. Questo è il termine che ci voleva, ha commentato Sabrina Ferilli. Sembra un pube, ha chiosato Luciana Littizzetto. A vincere l'11ª edizione di Tu sì che vales, tornando a casa con il premio di 100.000 euro, è stato Matteo Fraziano, giovane illusionista ed esperto di ombre cinesi.